Continuiamo il nostro percorso all'interno di Italia Book Festival e continuiamo anche a conoscere i vincitori del Giallo Festival che si è appena concluso, grazie a Dancer Edizioni, edizione del Loggione. Abbiamo con noi Vilma Nicola. Ciao Vilma, come stai? Bene, grazie, ciao, ciao a tutti. Sto Compatibilmente bene, col grazie. periodo, stiamo bene, l'importante è sentirsi bene, essere positivi. Allora, fresca vincitrice del riconoscimento Giallo Festival col tuo romanzo dal titolo. È un racconto si intitola La casa del mostro. Com'è brutta questa casa? Com'è una casa riconoscibile? Sì, allora la casa diciamo che esiste. Il racconto è ispirato a un fatto che è successo nella mia zona parecchi anni fa, negli anni 90, se non sbaglio. La casa del mostro è stata chiamata così dai giornalisti che si erano occupati di una casa diroccata, insomma, una vecchia casa diroccata, non c'è niente di mostruoso. Però io mi sono ispirata a quel fatto, ma naturalmente quello che ho raccontato io è completamente inventato, Diverso. perché allora era stato trovato il colpevole, e quindi è una cosa risolta, diciamo, a livello, è andato tutto giusto. Però io mi Giudiziario. sono inventato, sì. Senti, com'è stato questo approccio con Giallo Festival? Che emozioni ti ha lasciato? Che sensazioni ti ha lasciato? È stato molto positivo. Primo, mi sono collegata in diretta, quindi la mia vittoria l'ho proprio vissuta in diretta, perché il venerdì che mi avevano mandato appunto il link per potersi collegare, io avevo in nomination sia come miglior trama che come miglior racconto assoluto. Ho vinto come miglior racconto assoluto, che è anche, diciamo, un riconoscimento maggiore, ed è Certo. stata un'emozione, cioè ero in casa e ho lanciato un urlo, non mi sono sentita da sola, perché comunque è stata un'emozione. È come fossi stata presente, forse non avrei urlato se ero Avevi un presente. po' di sì, certo, un pochino più di timore. Ascolta, Sì. ma come ti sei approcciata allo scrivere? Perché tu hai già scritto comunque. Sì, a me è sempre piaciuto scrivere, poi lavorando, insomma, adesso sono in pensione, quindi ho più tempo, però avevo anche partecipato siccome a Torino c'è la scuola Holden di Baricco, e per 3 anni ero andata a fare non proprio la scuola, ma la palestra comunque, che già mi aveva aiutato molto. E poi scrivo, non sono molto continua, sono un po' discontinua. Ho momenti in cui scrivo di più e altri in cui magari lascio un po' stare, però ci provo, ogni tanto ci provo. Devi avere lo stimolo giusto, il momento giusto per poter Sì, scrivere. esatto, sì, Ah, vabbè, questo. questo ci sta, è abbastanza comprensibile. L'attesa, ovviamente, è quella di sapere, al di là della vittoria, no? Cioè, vincere o non vincere può essere relativo, anche se non è vero, perché vincere è sempre una buona sensazione, però il poter condividere un proprio pensiero, un proprio romanzo con gli altri, diventa quel pudore, quel muro che si rompe e che finalmente tutti possono godere di un'idea ben scritta e ben condivisa. Sì, certo, anche perché quando uno, io credo che valga un po' per tutti, piace scrivere, ma non si scrive solo per se stessi, si Certo, scrive non per avrebbe magari senso. per essere letti da qualcuno a cui puoi piacere o puoi anche non piacere. Però se già qualcuno legge una cosa che si è scritto, è già una vittoria, perché cioè, se me lo leggo e me lo scrivo, cioè me lo scrivo e me lo leggo, va bene, ok, però se lo legge qualcun altro e mi dice guarda, qui non va bene, oppure mi dice questo è molto bello, è un'altra cosa. Assolutamente. E, certo, cioè, secondo me si scrive per essere letti, Cosa leggi di solito? ma io leggo di tutto, io leggo tantissimo, però mi piacciono naturalmente i thriller. Diciamo che il mio scrittore di thriller, sono due i miei scrittori preferiti.
uno è Donato Carrisi e l'altro è John Nesbo, che sono anche molto diversi. Certo, completamente diversi, certo. Sì. Però mi piacciono. Poi leggo di tutto. In questo momento sto addirittura leggendo Scurati, M, l'uomo Ah, del... sì. Quindi, che è una cosa assolutamente Storica. diversa però prediligo i thriller, ecco, i thriller mi piacciono. Infatti, mi piace anche scrivere qualcosa di giallo, ecco. Quindi. Certo. In passato invece su cosa ti eri dedicata? Su romanzi, su racconti, qualche giallo? C'era già stata qualche sfumatura di giallo? Cosa avevi scritto precedentemente? Ma allora, romanzo è sempre lì, cioè il romanzo è lì È che ogni tanto ci lavoro. Mi piace di più scrivere i racconti, perché i racconti in un tempo breve bisogna raccontare una storia e deve avere un inizio e una fine in un tempo molto più limitato. E quindi mi piace il fatto di dover raccontare una cosa velocemente, ma questa è una cosa mia, che il romanzo è lì e chissà se un giorno vedrà la luce, l'idea c'è, però per ora è lì. Sì, ho scritto non necessariamente gialli, anche racconti, ma sempre comunque ispirati un po' alla vita reale. Cioè, sempre cose che magari ho letto o ho sentito, ma anche così, anche soltanto una chiacchierata sentita da qualcuno che mi viene un'idea e la scrivo. Non necessariamente gialli, però devo dire che ultimamente, forse perché anche leggo tanto di thriller, di gialli, mi piacerebbe proprio continuare su questa strada. Anche il romanzo è un po' giallo, quello che è lì. Comunque, E se, un giorno anche vedrà la perché luce. molti si intrecciano, quindi è sempre la difficoltà di capire una definizione netta, anzi, credo che sia quasi impossibile se non c'è una determinazione proprio iniziale, quindi si mescolano queste situazioni ed è bello a volte anche che si mescolano perché magari è un po' come nella vita, no? Ci sono varie fasi, varie situazioni, quindi le cose cambiano di volta in volta. Progetti. Che cosa pensi adesso? Il tempo pensi di ricavartelo un po' di più? Pensi che l'ispirazione ti stia già ripartendo? Attendi stimoli. Che cosa succederà prossimamente a Vilma? Ma questa vittoria mi ha un po' anche galvanizzato, diciamo, cioè mi ha spinto a continuare. Quindi, perché a volte io sono un po' pigra, effettivamente, quindi a volte lascio un po' perdere. Adesso invece mi sono riproposta di continuare su Certo. questa strada. Insomma, nei limiti, ecco, naturalmente. Quindi qualche racconto a qualche altro concorso, magari quel romanzo che è sempre lì ci sto un pochino più dietro e quindi l'idea è di continuare a scrivere, perché il fatto comunque anche di essere stata apprezzata mi fa capire che, insomma, potrebbe anche essere una strada buona da percorrere, ecco. Certo, assolutamente, assolutamente. Senti, noi ti ringraziamo, invitiamo i nostri visitatori di questa fiera, purtroppo al momento virtuale, ma che comunque ce la facciamo passare, ce la facciamo piacere in questo modo di leggere il tuo racconto e di continuarci a seguire soprattutto gli autori Certo. che con Dumpster cerca di mettere in evidenza. Attraverso questi che non sono concorsi un po' atipici, nel senso che sono poi incontri nel quali ci si va a confrontare in maniera positiva, senza esasperazioni, senza particolari competizioni, insomma, quindi anche chi non vince alla fine è un vincitore, nel senso che è riuscito nel contesto di partecipare a un collettivo che sicuramente nel tempo si rafforzerà, creerà amicizie, collaborazione, eccetera. Quindi sono sempre percorsi positivi. Grazie Vilma, grazie alla tua disponibilità e complimenti per il tuo risultato. Grazie, grazie a tutti voi, grazie, grazie. Ciao.